Signori, benvenuti qui con una piccola miniserie che porterò sul canale dell'alfa di Pokémon Freedom, che è un hack italiano uscito ieri su Pokémon Hacking. Non ci ho ancora giocato, quindi praticamente quello che vedrò sarà tutto nuovo ed è un hack che promette molto bene. E finalmente dopo una cosa come 5-6 mesi che sta presentata, possiamo giocare all'alfa. Da quel che ha detto l'autore... durerà gli autori, perché sono l'ex e suo cugino fratello, non mi ricordo. Sì, è quell'ex di Blackleaf, se ve lo siete chiesti, sì. Dovrebbe durare all'incirca 1 ora e mezza quel che hanno scritto, quindi vediamo. Enjoy! Allora, mettiamo subito il testo 3, perché altrimenti qua si fa notte. E cominciamo. Scegli il tuo nome. Dean, Sandro, Neil, Walter, Alex, Carlo. Carlo. Uno spiffero di aria gelida mi sfiora la nuca. Ho gli occhi aperti, ma intorno a me c'è solo il buio più totale. Il terreno è roccioso e freddo. Una grotta? Si comincia a intravedere qualcosa. E iniziamo così. Dove devo andare qui? No. Qui? No, Nel frattempo, custom music. La roccia in questo punto è stata frantumata. Si può sentire una leggera brezza attraverso la parete. D'accordo. Carina. What? Mausoleo a memoria del... Il testo è illeggibile. Chi c'è chi io? Con ogni probabilità non ti vedrò più da queste parti. Ti ho comunque portato la tua roba. Lasciarla nel laboratorio sarebbe uno spreco. Magari un giorno tornerai a... I Pokémon spaventati dalla scossa si sono allontanati in fretta. Ok. Oh, mi spiace. Non ho visto nessun altro entrare per un secondo. Ho pensato... che si trattasse di una delle guardie. Perdonami, ma mi sembra che i miei Pokémon siano passati proprio da dove sei venuto. Ero qui a rendere omaggio quando una scossa tellurica deve averli spaventati. Ne hai visto almeno uno passare? Di quale si tratta? Ah, questa dovrebbe essere la scelta dello starter. Oh mio Dio, ma c'è... Dandy! Oh, proprio Heracross. È un Pokémon che ha subito un forte trauma negli ultimi tempi. Tende a non ascoltare nessuno e a diffidare del mondo intero. Non mi ha mai dato ascolto e dubito che lo farà proprio adesso. Forse tu potresti avere più fortuna. Prova a convincerlo a tornare qui. Beh, penso sia andato su in teoria, visto che le ombre andavano su. E infatti... Uè, so Dandy! Heracross sembra aggressivo nei tuoi confronti. La scossa l'ho spaventato di nuovo. Sembra cerchi riparo dietro di te. Dig? Oh. Ma... Perché non posso dargli il soprannome? L'avrei chiamato Dandy. Vabbè, usciamo da questa grotta. Ah, era lì sopra. Mi spiace, spero che il mio Heracross non ti abbia dato problemi. Ho portato i miei rimanenti Pokémon a spasso prima di lasciarli in pensione, ma con queste scosse è diventato impossibile tenere qualcosa per mano alla mia età. Heracross, vieni qui. Sembra che si sia già affezionato, sbalorditivo. Se non è troppo chiedere, potresti prendertene cura tu? Le pensioni sono famose per il trattamento terribile che infliggono i Pokémon, e io sono a corto di idee. Hai ricevuto Heracross. Giovanotto, ti ringrazio per la nostra breve conversazione e per esserti preso cura di Heracross. Prima di andarmene vorrei chiedere un ulteriore favore, se non hai troppo disturbo. Quando ti capita di passare per Bluruvia, potresti consegnare questa lettera a un mio caro amico? Il suo nome è Anthony, tutti lo conoscono. Sarà facile trovarlo, te lo assicuro. Hai ricevuto una lettera. Direi che è tardi ora. Fai attenzione alle guardie all'ingresso. È stato bello farsi quattro chiacchiere. Inoltre mi ricordi qualcuno in particolare. A mai più rivederci, giovanotto. Andiamo, Dragonair. Certo, andrebbero messe un po' di virgole qua e là, ma... Beh, è un alfa. Dai.
Cosa? Alt, polizia! Che ci facevi nel mausoleo? Ora vieni con me in caserma. Non farmelo ripetere, altrimenti... Ed è la prima lotta dell'alfa. Vabbè, anche gli spread sarebbero da migliorare, ma c'è tempo, c'è tempo. Vai, Heracross. Uè, uè, so dandy. Bam! È morto. Centrale, rispondete. Un ragazzo è venuto fuori dal mausoleo. Mandate rinforzi, ripeto, mandate rinforzi. Carlo Go... Quanti soldi? Devo far rapporto in centrale. Non la passerai, liscia. E invece, qui il luogo com'è? Vabbè. Tanto salviamo, si sa mai. Caserma Ovest. Oh. Allora, dovrei chiedermi perché ti aggiri nei pressi della caserma? No, preferisco le maniere forti. Beh, molto chiaro e diretto. Poliziotto Simone. Oh, Noes. Ok, ciao. Sul serio? Sì. Qui non ci sono Pokémon? No, ok. Magari qua c'è qualcosa. No. No, no, assolutamente no. Ci manca niente a farmi licenziare di Sasso. Figuriamoci un intruso. Ok, Dizzy Punch. Aia. Merda. Devo aggiornare il curriculum. Fermo dove sei. Questa è zona militare. Come hai avuto accesso al ponte? Non importa, non muoverti di un passo. Io lo ripetevo sempre, servono delle mine intorno alla base. Ma no, invece, sono costi aggiuntivi, diritti umani. Bah, bah. Oggi ci è venuta a trovare, quindi sono nei guai per te. Sì, sì, guai seri. Se solo riuscissi a trovare la rice trasmittente. E invece... Accidenti, che pasticcio. Volevo passare inosservata stavolta. Ascolta, puoi darmi una mano a sbalzarmi di questo dormiglione? Quindi l'erba alta non dovrebbe notarsi. Niente panico, è ancora vivo. Lo faccio tutte le volte e posso definirmi un'esperta. Tu fai svenire la gente per lavoro. Ottimo. Fatto, come nuovo. Eri diretto verso la caserma? E sembra anche senza un ticket d'ingresso. Se non ti fossi già fatto vedere da tre guardie l'ingresso, avrei detto che te la cavi bene nell'infiltrarti. Ad ogni modo, oggi c'è il caos in caserma. Non conosco il motivo, ma sembra che sia arrivato qualcuno di importante. Sei di poche parole, eh? Io sono Sara, tu? Carlo. Carlo, devo scappare ora. Non farti beccare. Oggi prendo la via più corta per tornare a casa. Ho sempre voluto dirlo. Cioè, devi annegare in pratica. E vabbè. Woot. Oh, buon bambino Gesù. Ci sono individui che chiamano questo governo una tirannia. Non hanno capito nulla. Il fine della persecuzione è la persecuzione. Il fine della tortura è la tortura. Il fine del potere è il potere. Tutto ciò che è grande in questo mondo è frutto di un solo vincitore. Ed è per questo che in questa caserma addestriamo la più grande potenza coercitiva di Owen. Non fatevi ingannare dalle apparenze, ho passato diversi anni come istruttrice e sono certa che i miei metodi siano più efficienti. Oggi è il primo giorno, quindi ci andrò piano. Cominciamo con 400 flessioni. Cosa c'è, Lat? Un intruso nella caserma! Guardie, muoversi! Oh, shit! Secondo il codice penale, comma 3, paragrafo... non ha importanza. Ti trovi nei guai. È questo che quel che conta. La pena per i trasgressori del codice è la galera. Ok, il fatto che abbiano aggiunto custom music è anche parecchio carino e mi fa molto piacere, farà anche più piacere al Docta. Aia. Noes Dandy. E vabbè. Sommotto. Quindi, ricapitolando, sei stato sorpreso in territorio militare, senza ticket d'ingresso o alcun documento di identità.
Non ricordi come sei entrato e non sai nemmeno che anno è? Non pensi di averne detto abbastanza per oggi? Agente, non mi sembra ci sia bisogno di ulteriori prove. È chiaramente parte della resistenza. Il codice parla chiaro sul procedimento da adottare. Ma ha l'impressione di essere confuso e disorientato. Lasciamolo a meno che... Cosa? Non ti prestavo attenzione. Stavo compilando un rapporto sulla tua performance. Vediamo, preferisci essere trasferito nei sobborghi di Ferrugipoli o a dirigere il traffico? Secondo il capitolo 5, paragrafo 3, inerente a qualsivoglia tipologia di azione sovversiva o terroristica nei confronti della benevolente dittatura, la pena da infliggere per direttissima è la galera. Per un totale di anni pari a 8. 10 anni! Per un totale di anni pari a 10. Il prossimo. Quell'attis deve avere i raggi X se è riuscito a scovarmi sott'acqua. Spero mi dia una solita cella, altrimenti sai che seccatura scavarne un'altra uscita. Parlavo di nuovo da sola, eh? Non è andata bene a nessuno dei due, a quanto pare. Mi dispiace, non mi aspettavo non mi aspettavo la presenza di Adriana in caserma. Quando lei è di mezzo, fuggire senza farsi male diventa un lusso. Come mai sono così tranquilla? Ho passato metà della mia vita a fuggire da prigioni come questa. Siamo stati fortunati, si tratta della meno sorvegliata delle quattro sparse per Owen. Se si ignora il fatto che siamo in pieno oceano, circondati da sciarpidi affamati attualmente in manette. Quello sguardo vacuo e disperato può significare solo una cosa. Non hai idea di quello che sto dicendo. No, è molto peggio. Non sai assolutamente chi sei. Che ci facevi allora nel mausoleo? Come sei entrato nella caserma indisturbato? Ok, scusa, così non aiuto. Vediamo, da dove iniziare? Ok, ci siamo tutti, puoi partire. Noes! Muoversi! Scarti dalla società! Ok, arriva il guastafeste. Psst, tieni. Leggilo quando hai tempo. In fila indiana e niente scherzi. Ah, mettetevi comodi. Questa è la vostra ultima meta. Ehi, hanno rifatto il dormitorio dell'ultima volta. Uno per volta, passate lo scanner. Questo è a posto. Cella B1, muoversi. Op op, muoversi. Niente oggetti metallici. Cella C3, entro oggi. Sul serio hanno notato l'intero set da scasso nelle sue tasche? Dai, Silvio, non hai mai trovato nulla su di me. Saltiamo stasera, siamo tutti stanchi. Lo so, Sara, che le regole si sono fatte più stringenti. Pensa che rischio di perdere lo stipendio del mese intero se mi faccio fuggire qualcosa. Ok, mi sembra giusto. Ah, a proposito, non era oggi che proviamo la guardia del mese? Ho visto Angela affrettarsi verso la sala dello staff proprio mentre entravo. Come? È già iniziata? Come non detto, fai passare tutti i prigionieri rimasti. Sbrighiamoci. Non stare imbambolato. Se ritardo alla cerimonia sono guai tuoi. Cella C1. Ah, infatti è questa. È scritto di fretta, ma leggibile. Ho tantissimo a spiegarti. Vediamoci domani mattina nell'edificio nel lato sud-est del cortile principale, tetto rosso. Notte, Carlo. Il lettuccio sembra poco stabile, vuoi provare a dormire? Sì. Attenzione prigionieri, presentatevi presso lo scanner entro 2 minuti, le porte resteranno aperte per 10 secondi. Chiunque resti nella sua cella può star sicuro che la prossima apertura avverrà non prima di domani mattina. 10, 9, 8. Usca. 7, 6. Il conto alla rovescia continua fino alla fine. E quindi. Aspetta, un attimo, ne ero sveglio. Ho bisogno delle mie medicine. Guardie, c'è nessuno? No, non c'è nessuno, mi spiace. Che luogo triste. Ok. Oh, ok, scusa.
Direi di finire qui la prima parte. Signori, continuiamo la prossima volta. Ciao!